Buon venerdì pomeriggio dal TG2000 Flash. Apriamo con il maltempo che in Toscana ha provocato 5 morti, esondazioni e allagamenti, tempeste e forti raffiche di vento. Ancora allerta gialla a Firenze, interrotta la linea ferroviaria Prato-Pistoia. E anche in molte parti d'Italia oggi è allerta per le forti piogge e il vento a causa della perturbazione partita da nord che si è spostata verso il centro della penisola. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stato di emergenza per la Toscana e presto verrà dichiarato lo stato di calamità nazionale. Via libera del governo al disegno di legge sulle riforme costituzionali, approvato all'unanimità. Il testo punta a introdurre il premierato in Italia, a dare stabilità ai governi, evitando ribaltoni. La nomina dei senatori a vita sarà riservata agli ex presidenti della Repubblica. All'ordine del giorno anche il piano Mattei, l'accertamento tributario preventivo biennale e disposizioni a favore delle persone con disabilità. Medio Oriente, altri 7 italiani sono usciti dalla striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah alla volta dell'Egitto per poi raggiungere il nostro paese. In totale sono 17 le persone messe in sicurezza, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani, mentre per il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'operazione sacra del 7 ottobre, condotta al 100% dai palestinesi, ha mostrato la fragilità di Israele. La guerra in Ucraina. Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale. Nel raid è stata distrutta una scuola che ha preso fuoco. Sono stati registrati incendi anche in un edificio residenziale, una stazione di servizio e un edificio amministrativo. Al momento non sono state segnalate vittime. Focus di Confcooperative e Censis sul mercato contorto del lavoro. In Italia mancano lavoratori e questo al paese costa 28 miliardi, l'1,5% del PIL. Sono 316.000 i posti vacanti. Dal rapporto emerge anche un quadro del mondo del lavoro che invecchia con più mobilità ma anche con più insoddisfazione. A Roma, Milano e Napoli servono più taxi e l'aumento del 20% delle licenze autorizzato dal decreto asset varato dal governo non è sufficiente. Richiamo dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che lo scorso 1 agosto aveva avviato un'istruttoria da cui è emersa una diffusa inadeguatezza del numero delle licenze attive rispetto alla domanda del servizio taxi. Compassione e umiltà sono le due parole su cui il Papa si è soffermato nell'omelia della messa celebrata nella Basilica di San Pietro in suffragio di Benedetto XVI e dei 6 cardinali e 147 vescovi defunti nel corso dell'anno. Dio ama gli umili, ha sottolineato Francesco. Cardinali e vescovi sono chiamati a servire. È tutto per il momento, prossimo appuntamento con l'informazione qualche minuto prima delle 18.30. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Arrivederci.